Io sono la mamma, per me è difficile, ma voglio dire, sequestrato, torturato ripetutamente e poi ucciso con un atto deliberato. Così difficile arrivare alla verità perché i responsabili del sequestro, delle torture, dell'omicidio di Giulio Regeni sono gli stessi che dovrebbero scoprire i responsabili. Mai come in un caso di questo genere il ruolo del giornalismo, io dico, è un ruolo importante, un ruolo che può peraltro, io credo, riconciliare il giornalismo con la sua missione. Uno degli aspetti che mi sono piaciuti di più in questa storia è che ai funerali di Giulio sono venuti dei poliziotti e il sostituto procuratore di Roma e gli amici di Giulio hanno subito consegnato i loro telefonini e i loro portatili e hanno detto: se c'è qualcosa di utile su questi aggeggi, prendetelo. E voi pensate cosa deve essere per dei ragazzi, no, di 25-30 anni, portare i loro tablet, i loro cellulari e dire: va bene, scava pure nella mia vita, nella mia intimità, non mi interessa nulla, no? Se può servire a trovare quei brandelli di verità, fallo. In quello stesso contesto ci sono persone, la tutor di Cambridge, che a quello ha fatto in modo di sottrarsi, no? Poi in qualche modo è stata sentita lo stesso, ma non è andata spontaneamente a consegnare le cose, eccetera. Ci sono molti interessi economici di tipo culturale, turismo, eccetera. Ci stanno chiedendo da varie parti di cedere sul fatto di condividere il ritorno dell'ambasciatore nostro a Cairo. Noi a questo ci opponiamo. Sono tanti sponsor per questo incontro. Anche l'ENI è uno sponsor molto importante, immagino anche per tutte le testate giornalistiche. Però l'ENI va ogni giorno in Egitto, c'è in Egitto, c'è, ci sarà, non vogliamo portare via il lavoro nessuno, noi, sapete. Però proprio perché l'ENI va ogni giorno in Egitto ed è in Egitto, chiediamo che metta una buona parola per la verità per Giulio realmente. Grazie.